15 mesi alla guida della prefettura di Vibo Valentia, l'emergenza sbarchi, l'allarme criminalità, il racket delle estorsioni, l'andrangheta e le sue ingerenze negli enti locali. Ordinaria amministrazione nella provincia vibonese, gestita però con piglio deciso e in costante aderenza all'ordinamento democratico. Il prefetto Guido Longo lascia l'incarico e va in pensione. Lo fa con la certezza dichiarata di aver profuso il massimo impegno. Il bilancio per quanto riguarda è estremamente positivo per quello che è stato fatto alla prefettura di Vibo Valentia in tutti i settori. No, non mi sono risparmiato, ho speso tutte le mie energie, ho fatto il dovere fino in fondo, senza condizionamenti e senza limitazioni. Restituiti definitivamente i beni all'imprenditore di Palmi Giuseppe Mattiani. Lo ha deciso la Corte di Cassazione, che ha rigettato il ricorso della Procura Generale di Reggio Calabria. I magistrati di Piazza Castello avevano infatti appellato la decisione di secondo grado, in cui veniva disposto il dissequestro e l'annullamento della confisca sull'intero patrimonio aziendale, il cui valore ammonta a 30 milioni di euro. Gli ermellini quindi hanno accolto la tesi difensiva avanzata dai legali Domenico Alvaro e Giuseppe Milicia. Tornano nella piena disponibilità di Mattiani e della sua famiglia il residence alberghiero L'Arcobaleno, sito lungo la costiera palmese, e il Gianicolo, prestigioso hotel nel cuore di Roma. Questo progetto è stato tra i progetti selezionati in tutta Italia per la qualità dell'elaborato proposto dai ragazzi. Hanno lavorato tantissimo, hanno realizzato un prodotto veramente ben fatto, ben strutturato. È stato l'Istituto Comprensivo di Santa Eufemia alla Lamezia Terme a vincere il progetto concorso Vorrei una legge che, indetto dal MIUR, che ha visto la partecipazione di una delegazione del Senato e dei senatori.